Devo dirti però che da ieri praticamente, per dirti come comunque c'è fermento tra imprenditori, non solo, tra i tifosi, da ieri, se possiamo far vedere il sito www.pianetabiancorosso.it, da ieri è iniziata una raccolta fondi. Pensate, ai tifosi del Bari cosa sono capaci di fare. Come vedete è iniziata una raccolta fondi, andate sul sito www.pianetabiancorosso.it e i tifosi, diciamo, partecipando a questa raccolta fondi, permetteranno di acquistare una pagina di un giornale importante nazionale dove si rivolge un appello, e credo che lo faranno sul Sole 24 Ore, un appello agli imprenditori di tutta Italia ad interessarsi al Bari. Alba. Questo accadrà prossimamente, quindi davvero grande fermento, comunque complimenti, dico, ai tifosi del Bari per lo spirito di iniziativa. Fermiamoci. Pausa pubblicitaria, vedete dietro, ora tocca a noi. Fermiamoci, pausa pubblicitaria e poi diremo insieme col Biancherosso TV Sport. Rieccoci insieme con il nostro ospite Nino Moretti e con l'articolo apparso oggi su Repubblica che annuncia che si sta formando, o meglio, nelle premesse si forma una cordata di imprenditori con dentro 5-6 imprenditori importanti della città. E poi con una seconda fascia di professionisti, di altra gente che comunque vuole partecipare a questa operazione. C'è un amico in linea, pronto? Ci credete o no? Questa è la domanda alla cordata. Secondo voi può andare a termine un'operazione del genere, conoscendo un po' tutta la situazione del Bari? C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo Daniele. Ciao Daniele, ciao. Enzo, se ci vediamo qualche volta allo stadio, agli allenamenti, ti devo far vedere una lettera che ho fatto 2 mesi fa. Purtroppo le cose sono andate male. Io avevo fatto una lettera che dovevo spedire a Gheddafi o ai figli, perché erano Sì. gli unici che potevano magari essere acquirenti al Bari e magari consegnare il corridoio 8 di Bari, che era una cosa, guarda, un progetto che si poteva fare. Lo Ciao so, Enzo, grazie. per come sono andate le cose, devo dire meno male che non si sono interessati perché avremmo avuto guai seri. Vabbè. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net dove ascoltate la nostra radio online. C'è un altro amico in linea, pronto? Enzo, ciao Massimo da Corato. Ciao Massimo, ciao caro. Senti, io sarò un po' controcorrente, però io a questa cordata ci posso crederci. Noi purtroppo al sud, anche per lavoro, insomma, ti parlo, purtroppo al sud non siamo avvezzi a fare queste cordate, questi consorzi, queste cose, che invece al nord funzionano e funzionano anche bene. Quindi forse la volta buona è che si smette di dire che a Bari non è possibile fare le cordate. Io invece ritengo che per come sia il calcio oggi, per i soldi che insomma si debbano uscire, sia l'unica soluzione per portare il calcio avanti. Anche perché signori che da soli, i vari Moratti, Agnelli e compagnia, possono portare avanti le squadre, non è che ce ne sono più tanti per come stanno andando le cose a livello Nell'economia. economico. Quindi Grazie, grazie, grazie per il tuo ritengo che intervento. Sì. Grazie Massimo, grazie per il tuo intervento da Corato. Che ne pensi, Nino? che i Moratti, i Berlusconi, i Moratti c'hanno i tronchetti Provera. Non è solamente Moratti che mette i soldi, non è solamente Berlusconi che mette i soldi. Nella Juve non è solamente la famiglia Agnelli che mette i soldi. E noi stiamo parlando di soldi che hanno un certo peso, non di quattro soldini che non possono servire a nulla. Quindi io sono sempre del parere che la cosa potrebbe andare bene, però non perché al sud non si riesce, potrebbe tranquillamente fare. A noi non manca niente dal punto di vista della gestionalità di quello che esiste al nord. Anche da noi ci sono persone Certo. che sanno come gestire determinate cose. C'è bisogno solamente della volontà, ma la volontà può nascere, ritorno a dire quello che ho detto prima, nel momento in cui la famiglia Matarrese decide una volta per tutte di mollare il Bari, senza venderlo, senza dire io voglio vendere la società. Certo. Al limite è una trattativa che si fa dopo. Però se il presidente domani si dimette e lascia l'incarico della presidenza ad interim fin quando non si trova, è la miglior soluzione, perché ho l'impressione che questo fatto della cordata o di quello che seguirà dopo è un prendere tempo per arrivare alla fine del campionato e per fare la solita tiritera, e quindi non succederà nulla. Invece, l'input deve partire proprio dalla famiglia Matarrese. Siamo stanchi,
di fare il calcio a Bari, siamo stanchi di subire anche degli insulti a volte gratuiti, quindi grazie di tutto, questo è il È stato Bari, chiaro, c'è una linea, arrivederci e pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno. Saluto gli ospiti tutti quanti. Uno solo, eh. Per vivere bene e Sì. andare via a Matarrese. Soltanto quello. Vabbè. Nessuno metterà dei soldi, entrerà in una società sapendo che c'è Matarrese. Se andrà via a Matarrese, io devo dare un annuncio, mi dimetto, lascio la squadra, lascio la società, vado via. Io Sei stato chiarissimo, di una crudezza scommetto qualsiasi unica. cosa che Sì. qualcuno comprerà il Bari. Grazie per il tuo intervento. 085 01 9998, La sì. gente pensa che Don Vincenzo Matarrese sia lui il proprietario del Bari. Don Vincenzo Matarrese è uno dei proprietari del Bari, è uno dei fratelli delegato a fare il presidente del Bari. Doveva farlo per un paio d'anni, poi l'ha fatto per 33 anni. Quindi diciamo che prendersela solamente e esclusivamente con una persona non è realmente giusto. Questa è un'azienda, la famiglia Matarrese è un'azienda di un certo livello, conosciuta a livello sia italiano che mondiale. Ed è normale che il Bari è un'azienda e va gestita come un'azienda con tutti i pro e i contro. Perciò loro sono gli unici che possono decidere se chiudere questa azienda. C'è un amico in linea, pronto? Pronto, buonasera, ciao Enzo, sono Francesco Ciao da Francesco, Poggiofranco, ciao. saluto il tuo ospite illustrissimo. Ciao. Senti Lo Enzo, a stesso. proposito di questa conversazione, voglio farti presente una cosa, Sì. una notizia, non so se è una notizia, che si protrarrà nel corso del campionato. Cioè? Cioè, se dobbiamo retrocedere, tu sai quanto mi costa dire questa Sì, parola, questa frase, sì. dobbiamo cercare di non retrocedere in ultima posizione. Perché proprio le vicissitudini del Bologna e altre società che ci sono in questo momento, che sono in questo momento in Serie A, non sono tanto floride, proprio dovute alle cosiddette cordate. Ecco perché anche io sono contrario alle cordate. Sarei più ottimista appunto all'avvento di un grande professionista oppure di una persona che si metta completamente a disposizione della squadra. Certo. Quindi se dobbiamo retrocedere, stiamo attenti a cercare di non retrocedere in ultima posizione, perché ci potranno essere delle sorprese. Ciao, buona Grazie, giornata. grazie per il tuo intervento. Beh, L'ottimismo non finisce è mai. il nostro sogno notturno, insomma, Sarebbe no? salvarsi come l'altra volta, no? Che Infatti. quando andiamo in Serie C. Però sì, d'accordo, va bene, però il fatto di salvarsi di non arrivare ultimi. Perché adesso le frasi sono sempre le stesse, onoriamo la maglia, Certo. cercheremo. Oh, c'è qualcuno di tutti che Però pensa che si voglia salvare? Mutti ha detto una frase interessante sotto questo profilo sabato scorso, perché prima della partita contro l'Udinese disse: proviamo almeno a prendere la penultima. Questo disse Mutti, Io come vorrei obiettivo. parlare un poco di calcio. Fermiamoci, c'è un amico in linea, pronto? Sì, pronto, ciao Enzo, Pierluigi. Ciao Pierluigi, ciao. Ciao, è un anno e mezzo che cerco di prendere la linea, Ce l'hai fatta dai finalmente, tempi ce di l'hai fatta, Terinetti, no? ce l'hai fatta. Quando ti dissi Sì. che il pesce puzza dalla testa, adesso correggiamo, diciamo che l'albero si vede dai suoi frutti. Allora, prima di tutto, velocissimamente, togliamoci dalla testa che Matarrese ami il Bari e ami la città. Questo è un discorso lungo, ma come ha detto l'ospite che saluto, anzi, mi scuso se non l'ho fatto prima, la cordata non va. È più facile che Gheddafi lasci la Libia, che Matarrese lasci la società. Addirittura, Sta vabbè, certo. aspettando. E nello stesso tempo ribadisco quanto il concetto, dopo Matarrese, che diceva l'ospite, non ci preoccupiamo del dopo. Siccome si sta parlando di attualità e di Gheddafi, andate a chiedere ai libici cosa sarà il dopo Gheddafi. Per il momento ce lo togliamo davanti, che è un male certo. Il male incerto può essere pure relativo. Ti ringrazio, Sei ciao. stato anche tu molto chiaro, molto chiaro, diretto e persino estremamente duro, però come dire, esprimere le opinioni in libertà è un po' il segno distintivo di questa trasmissione. Fermiamoci ancora per qualche istante. Dico che però da quello che sta emergendo da queste telefonate, anche dalla posizione di Nomoretti, insomma, siamo in linea con quello che è il mio pensiero di base. In questo momento i Matarrese devono essere più limpidi dell'acqua
alla fonte, cioè dovrebbero esattamente dire come stanno le cose, se, visto che vogliono vendere, e questo credo che possa creare delle reazioni importanti sulla piazza. Fermiamoci, pubblicità, poi ultimo segmento del Biancarosso TV Sport.